Apprendisti Viticoltori è il nome di un progetto che si sta realizzando sulle colline del Garda presso l'azienda La Perla con protagonisti i fratelli Prandini, Giovanna e Ettore, Giovanna in qualità di responsabile dell'azienda, in collaborazione con l'ANFAS, cioè dare la possibilità a questi ragazzi di prendere contatto con la natura, ma soprattutto anche per il progetto che è molto importante. Sì, l'esperienza è un'esperienza lavorativa a tutti gli effetti, quindi abbiamo assunto 18 ragazzi dell'ANFAS e verranno, diciamo, impegnati in tutte le fasi di produzione del vino, quindi partiremo domani con la vendemmia e poi ci saranno le fasi di vinificazione, di affinamento, di imbottigliamento e arriveremo fino all'etichettatura e alla vendita del prodotto. La presentazione del prodotto sarà? La presentazione del prodotto sarà Vinitaly 2013. Apprendisti Viticoltori, si diceva, un progetto voluto da diverse realtà, l'ANFAS, la Coldiretti di Brescia, l'azienda La Perla, tre entità che portano questi ragazzi che abbiamo alle nostre spalle a prendere contatto con il mondo. Ettore Prandini è il presidente della Coldiretti. Sì, per noi è un progetto importante perché, come sempre abbiamo detto, ci distinguiamo anche dalle altre organizzazioni di rappresentanza proprio perché il momento fondante della nostra organizzazione ha sempre dato, diciamo così, un occhio anche proprio al sociale. Sotto questo punto di vista un progetto come questo non fa altro che esaltare il lavoro che la Coldiretti tutti i giorni esercita e con i ragazzi dell'ANFAS in una valorizzazione di quello che è il progetto di Coldiretti per la filiera corta, quindi con i ragazzi in campo a fare la vendemmia, saranno loro protagonisti anche dei momenti di vinificazione e di imbottigliamento e di etichettatura e per poi arrivare alla commercializzazione del prodotto. Ecco, penso che questo sia un momento importante che dovrebbe essere anche replicato maggiormente su tutto il territorio. Gianfranco Bertolotti, il presidente dell'ANFA di Desenzano, da molti anni presidente, ha portato avanti questa realtà, questi ragazzi che si applicano un po' in diversi settori. Avete voluto fare questa esperienza dell'agricoltura? Ma sì, è stata un'idea che è venuta la nostra educatrice che è andata a Vinitaly, aveva visto delle bottiglie con un'etichetta che era stata fatta da ragazzi disabili, ha detto ma perché lo facciamo anche noi? Io ho aggiunto ma allora facciamo qualcosa di più, vediamo se troviamo un'azienda agricola che ci dà una mano e abbiamo trovato questa di Ettore Prandini che veramente ci ha dato tutto e quindi ci ha dato la possibilità soprattutto di far capire a questi ragazzi la possibilità di arrivare ad abbattere anche quella barriera che li tiene lontano dal mondo del lavoro, provare a fare questa esperienza. Per noi è un imperativo questo, aiutare le famiglie a non essere sole, ma far capire alla gente soprattutto che le persone con disabilità possono fare tutto come gli altri, basta soltanto saperle aspettare, sapere fare il passo lungo come le loro gambe, non accelerare perché hanno bisogno solo che noi gli diamo una mano per proseguire nella loro vita.